Ti racconto un tango. Storie di tango con Maria Caruso. Nostalgia di tango. I miei piedi sono anchilosati. Tra le pieghe del cuore si struggono i ricordi, rendendoli molli. La ruggine è ormai nella fibbia dei miei sandali. Una forza impalpabile mi ha reso fragile, in modo inesplicabile, poco consona alla mia personalità ed è del tutto inadatta a una vita senza tango. La consapevolezza da sempre cercata sul mio corpo e sul corpo del ballerino, conquistata a forza di lacrime e fobie, è adesso la mia nemica più agguerrita. Ora, un senso di inadeguatezza smorza ogni mio entusiasmo, rende quasi inutile il mio voler ancora parlare di tango, lasciandomi inerme in balia di un vuoto che il non poter muovere i passi ha creato. La penna scivola di lato e io la seguo con lo sguardo mentre rotola giù dal tavolo e poi sul pavimento verso i miei piedi nudi e immobili che prima si muovevano a tempo di musica. Alzo lo sguardo lentamente e sorrido in automatico a quel pensiero. Un breve piccolo attimo di ricordo mi vede abbracciata a un tanghero e i miei occhi diventano tristi, ma non solo i miei, anche quelli di lui. Anche lui sapeva bene cosa significasse per me trovarmi lì in milonga la sera intenta a ammirare, e ne era felice, era cosciente di quanto mi piacesse ballare e di quanto ero risoluta a non mancare di sedurre con il sorriso i tangheros, quando il desiderio di ballare mi diveniva talmente straripante da doverlo arginare in un abbraccio. Si avvicina a me, seguito dal mio sguardo curioso, e raccoglie la penna ai miei piedi. Mentre me la porge, la sua mano ha un fremito al contatto con le mie dita fredde. Dovresti metterti una maglia quando non balli. Hai le labbra blu. Con voce più severa di quanto avesse voluto, poiché ha salito dal rammarico per essere stato ancora una volta così stupido da non capire quel mio desiderio, che evidentemente non era pari al suo. Fa freddo e sei stanco e dovresti tornartene a letto. Torna ai miei pensieri da scrivere. Ma in realtà non vorrei andasse via. Piuttosto desidererei invece che mi prendesse fra le braccia dopo aver messo un brano di tango per permettermi di versare le mie tristi lacrime. Sarebbe bastato quel piccolo gesto e invece si gira voltandomi le spalle. Rimango a guardarlo fissandogli la schiena finché la luce che filtra dalla porta della camera da letto si spegne. Avete ascoltato? Ti racconto un tango. Storie di tango con Maria Caruso.